Dopo il tentativo di salvare il generale Royd, la gente di Santore si è resa conto delle misere condizioni in cui vivono i prigionieri nei campi di concentramento Madokter e quanto sia difficile restituire loro la libertà. Papà, mamma. Sei un incosciente, Paul. Cosa è successo? Perché hai lasciato il tuo posto di guardia? Mi dispiace. Che significa mi dispiace? Sei una sentinella e sei venuto meno ai tuoi doveri. Tornatene al tuo posto. Cosa stai aspettando? Va! Non avresti dovuto essere così duro con lui. La sua negligenza poteva costarci cara. Montare di guardia significa proteggere la vita di tutti noi. Non capisci che non doveva allontanarsi dal suo posto per nessuna ragione al mondo? Credo di aver capito perché lo ha fatto. Di qua si vede Victor City, dove sono tenuti prigionieri i suoi genitori. E adesso ci dirai lo scopo della tua missione, amico. Ma avanti, vuoi parlare, bestione? Lascialo, Daigo. Dagli almeno la possibilità di respirare. L'ordine era di fucilare alcuni di loro. Cosa? Da quando avete tentato di liberare il generale Royd, sono diventati più coraggiosi e soprattutto insolenti. Non possiamo permettere che questo continui. Dopo la lezione che gli daremo, ritorneranno sicuramente obbedienti come erano prima. E un motivo così idiota giustifica forse il crimine che volete compiere? La maggior parte dei prigionieri che avete sono tutti civili. Per noi non fa nessuna differenza. E quando intendete farlo? Parla! Avanti! Il soldato scelto numero 7 è riuscito ad entrare nella base dei Mechacon. Tutto si è svolto secondo i nostri piani, maestà. La notizia dell'esecuzione spingerà certamente Gordian ad intervenire per salvare i prigionieri. Leggete il capitolo 58 della mia Apocalisse. Bene. Sì, maestà. Il mostro Cappagin entrerà in azione per distruggere Gordian. Tra poco Gordian cadrà nella nostra trappola. Assicuratevi che tutto funzioni come si deve, anche nei minimi dettagli. Questa volta quel maledetto non avrà via di scampo. Siamo pronti, dobbiamo solo passare alla fase operativa. Generale Namadok assumerà il comando dell'operazione. Eh? Sì, maestà. L'esecuzione è per le 8 di domani, ci restano solo 9 ore. Gordian e l'esercito distoglieranno l'attenzione del nemico. Nel frattempo, Dalf e gli artificieri della squadra speciale si infiltreranno di nascosto nella loro base. Bene. È tutto chiaro? Sì, sì, signore. Bene, avete 3 minuti per prepararvi. Ora andate. Squadra speciale pronta! Prima squadra pronta! Seconda squadra pronta! Terza squadra pronta! Prima squadra aerea pronta. Seconda squadra pronta. La 7ª squadra è pronta, signore. Anche l'8ª squadra è pronta, signore. La squadra femminile è pronta, signore. Ottimamente, ragazzi. A questo punto possiamo dare il via all'operazione. La squadriglia junior di Santore è pronta, signore. Cosa ci fate voi qui? Abbiamo deciso di partecipare a questa operazione. Veniamo con voi. Non andiamo mica a fare un picnic. Ma lo sapete quante difficoltà si presenteranno in questo tipo di intervento? E allora? Non ci credi forse in grado di affrontare il nemico? Ti dimostreremo cosa sappiamo fare e poi è Paul il nostro comandante. Che cosa, Paul? Ma... Vi prego, portateci con voi. No, non è possibile. Daigo, ognuno di noi ha un parente in quel campo di concentramento e stanno per essere uccisi. Come puoi pensare che riusciremo a starcene qui tranquilli ad aspettare il vostro ritorno? Vogliamo fare qualcosa anche noi per i prigionieri. Avreste un bel coraggio a lasciarci qui. Vi prego, lasciateci venire con voi. D'accordo, i ragazzi possono venire con noi.
Grazie, Daigo. Oh. Che cosa hai detto? Sono sicuro che ci potranno essere utili, Barry. La battaglia sarà lunga e noi abbiamo bisogno di quanti più uomini è possibile. È così che si deve parlare. Bene, come vuoi. Allora voi manterrete i contatti tra Dalf e il resto della truppa. Ma mi raccomando, attenetevi scrupolosamente agli ordini. Non andatevene in giro per conto vostro. Coraggio, fatevi onore. Dei pazzi, ma cosa credono di poter fare attaccandoci apertamente? Non riusciranno certo a liberare i prigionieri. Namadok cerca di contenere la loro offensiva. Si sono mossi prima del previsto. Vi aspettavo per domani. Difatti stavo per andare a dormire. Adesso o domani mattina è lo stesso. Vi farò vedere come calmerò i loro bollenti spiriti. Avanti, avanzate ancora, non devono fermarci! Ma quello è mio padre! Eh? Laggiù, l'ho visto in quel capannone, ne sono sicuro, è lui! Papà. Cerca di stare calmo. Mamma. Lo rivedrai presto. Ora stanni a sentire. Appena ci vedi nel campo, corri ad avvertire le truppe. Sì, ma tu aiuta i miei genitori. Stai tranquillo, fidati di noi. Riusciremo sicuramente a salvarli. Aspetta, andate da questa parte, farete prima. Ma che cosa dici, stupido? Non hai visto che di là saremmo allo scoperto? Sarebbe un rischio inutile. Hai ragione, Paul. Oltre ai tuoi genitori, ci sono tanti altri prigionieri da salvare. Oh! Lasciami! Paul! Papà. Imbecille, che cosa crede di fare? È colpa mia. Non sono stato abbastanza prudente. Lascia perdere, Dalf. Non è dipeso da te. Chaco ha ragione. La colpa è solo di Paul. L'abbiamo sopravvalutato. Non era in grado di affrontare la situazione. Possibile che non abbia capito il piano che volevamo attuare. Questo Paul ogni volta mi riserva delle sorprese. Papà. Paul. Paul. Dov'è la mamma? È morta. Cosa? Purtroppo era molto malata. E così la mamma è morta prima che io la vedessi. Era diventata così debole da non avere neanche la forza di reagire. Fortunatamente è morta senza soffrire. Era una donna coraggiosa, Paul. Preparati a scappare, papà. Ora ti libero. Ma che cosa stai dicendo? Sai bene che non è possibile. Guarda, ho una granata qui con me. Ora facciamo saltare il muro. Possiamo farcela, papà. No. Ma perché non vuoi venire?
Sarebbe da vigliacchi andarsene e abbandonare alla loro sorte i miei amici. Devi venir via, papà. I Madokter hanno l'ordine di fucilare domani alcuni prigionieri. Restando qui rischi di essere uno dei loro. Vieni via. Arthur, la notizia dell'esecuzione è solo una trappola. Cosa? Mio padre domani verrà ucciso. Serve per attirare Gordian e farlo precipitare nella palude. Adesso capisco. Ehi, che cosa state facendo voi due? Su, su, avanti, non perdete tempo. Sì, eccoci. Deciditi, papà. Paul, sono uno dei prigionieri scelti per l'esecuzione. E allora, che cosa aspetti? Se io scappo, i Madokter prenderanno un altro al mio posto. Non posso permetterlo, capisci? Pensa a te stesso. Vattene, non voglio che prendano prigioniero anche te. Informa subito le truppe Mechacon della trappola che hanno teso a Gordian. Ma perché devo farlo? Come perché? Anche se non sei un membro effettivo dell'esercito, la tua carica nella squadriglia Junior ti impone dei doveri. È indispensabile che tu lo faccia. Non vorrei deludere la fiducia che il tuo vecchio padre ripone in te. E ricordati che solo i rapporti umani rendono l'esistenza meno pesante. Papà, io... Non voglio vederti piangere. Affronta la vita con coraggio e serenità. Non dimenticare la tua dignità di uomo. Il pensiero che tu non sia completamente solo mi rende felice. Riesci a capirmi, Paul? Non ti sto abbandonando. Sono felice che ti lascio in buone mani. Ed ora va, ti prego, non farmi stare in pensiero. Ti sei trattenuto troppo a lungo qui. Finiranno per scoprirti. Va, figliuolo. Sbrigati, fa presto. Ehi, tu! Uccidimi, così la facciamo finita. Fra poco ti accontenteremo, vedrai. Paul. Fa attenzione, devi riuscire a portare a termine la tua missione. Papà! Cos'hai saputo? Mio padre sta per essere giustiziato insieme agli altri. Cosa? Vigliacchi. Non hai avuto qualche notizia che possa esserci utile? Beh, allora niente. Presto, Daigo! Guarda chi c'è, il comandante. Sei ritornato? Barry ci ha appena comunicato che i Madokter stanno per dare inizio all'esecuzione. Mettetevi giù, presto. Lo spettacolo sta per iniziare, mi divertirò molto. Cosa posso fare? Io vado. Aspetta un attimo. Che c'è? Questo posto, Daigo, è completamente diverso da come era 10 giorni fa. Ho paura che ci abbiano preparato una trappola. Anche se fosse come tu dici, io non posso lasciare che i Madokter giustizino quella gente. Non andare, Daigo! Inserimento energia vitale! Protester! Selling!
avanti! Lancio Prozessor! Lancio Dellinger! Lancio Gerging! Eccolo, arriva. Perché sei venuto? Allontanati, Gordian! Ma è possibile che mio figlio non abbia detto nulla? Doveva avvertire che questa era una trappola. Per carità, Gordian, non ti avvicinare! Ti hanno teso un tranello per distruggerti! Presto, uccidete quel prigioniero! Papà! Papà! Sto arrivando, papà! Sto arrivando! Maledizione! Finalmente è arrivata la tua ora, Gordian! Questa sarà la tua tomba! Resisti, Gordian! Devi resistere! Avanti all'attacco, proteggete Paul, presto, salviamo i prigionieri! Lanciate i missili! Taiko, non preoccuparti per me, Paul, aiuta i prigionieri! Va bene, vado! Adesso è tutto tuo, mostro, distruggilo! Maledizione, gli alimentatori dei circuiti di propulsione non funzionano! Sganciamento Dellinger! A noi due, amico! Pendente solare! Ha! 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 Oh, papà! Taiko, io sapevo che era una trappola e non ti ho avvertito. Calma. Sono un vigliacco. È tutto finito. Non amareggiarti. Tu e tuo padre avete salvato quella gente. Sono sicuro che è orgoglioso di avere un figlio come te. Guarda che bel tramonto, Paul. Non è meraviglioso?